Beh, sicuramente Simba, che era il mio cane, che voglio dire, io la chiamo sempre il paziente zero, perché è lei che, dalla quale è partito il tutto, se no probabilmente forse non avrei neanche iniziato a interessarmi dei cannabinoidi. E no, non la potevo vedere in quello stato, cioè lei faceva fatica ad alzarsi, stava con la testa un po' storta. Però a livello di testa lei c'era, cioè tu vedevi un cane di 16 anni, anzi 16 e mezzo, che voleva fare, però imprigionato in un corpo che non gli rispondeva e quindi era uno strazio. Si vedeva che quando prendeva magari gli antinfiammatori qualche giorno stava un po' meglio, quindi anche lei vedevi che era contenta, però durava poco. E allora cosa abbiamo fatto? Siamo finiti sui cannabinoidi e finendo lì è stato una specie di miracolo perché abbiamo scelto un prodotto che era venduto negli Stati Uniti e è stata anche una fortuna trovarlo in questo negozio, però non sapendo nulla al riguardo del CBD, quello che sapevo era quello che magari avevo letto sul sito di questa ditta e quello che mi aveva detto la signora che me l'aveva venduto. E quindi ho iniziato a darlo a Simba. E la cosa più bella è che dopo 4 giorni Simba aveva la testa dritta. Dopo una settimana, 10 giorni, tu dovevi dire a Simba di non alzarsi perché lei ogni volta che ti vedeva si alzava, si metteva in piedi e quindi no, ma stai tranquilla, no? E quindi è stato bello e tutti gli altri mesi, insomma, tutto il resto della sua vita lei li ha vissuta felice, l'ha vissuta veramente felice.